Perfetto. Sottosegretario, grazie per la sua presenza. Io le lascio la parola per il suo saluto introduttivo. Grazie. Buongiorno a tutti, buongiorno, grazie per l'organizzazione e soprattutto grazie a tutti quelli che partecipano a questi webinar rendendo l'organizzazione. C'è un rumore di fondo incredibile. Per favore, chiudete i microfoni tutti quanti, grazie. Andiamo ai microfoni. Che succede? Sottosegretario, a lei la parola. Sì, dicevo buongiorno a tutti, vi chiedevo se era possibile spegnere i microfoni perché io sento un rumore incredibile. Dicevo, vi ringrazio per l'organizzazione, sono molto felice di poter partecipare a questo secondo appuntamento dei webinar sul sostegno del Made in Italy, che è dedicato appunto a tematiche specifiche, dopo invece 15 appuntamenti che abbiamo già fatto dei webinar mercati in diretta, che erano invece legati a singoli mercati, quindi paesi. Invece ora parliamo in modo orizzontale di problematiche che invece le aziende affrontano regolarmente. È un ciclo molto importante, abbiamo iniziato con l'e-commerce, ora facciamo questo webinar odierno sulle fiere, seguiranno altri sulla proprietà intellettuale e quant'altro. Ringrazio per questo ovviamente il Presidente Ferro, il Direttore Generale Luongo e tutta l'ICE per lo sforzo che fanno nell'organizzare queste iniziative di grande successo. Lo dico con consapevolezza, oggi abbiamo registrate ben 1.334 aziende. A riprova del fatto che questi strumenti che nascono dall'emergenza, come appunto l'utilizzo delle tecnologie informatiche e i webinar, possono e devono diventare degli strumenti strutturali a nostra disposizione. Nei vari roadshow fatti in passato, fisicamente era quasi impossibile avere più di 1.000 aziende presenti a un evento, quindi questo ci dà una dimensione di come stia cambiando il contesto e di come lo si stia cavalcando anche nel modo giusto, dal mio punto di vista. Pensate che nei tavoli che abbiamo fatto, appunto, delle country presentation, in qualche modo, ad oggi abbiamo raggiunto 17.000 aziende registrate in 15 eventi. Significa veramente allargare la consapevolezza verso un orizzonte che è quello della formazione co continua, come l'ho voluta chiamare più volte, di cui le aziende hanno necessariamente bisogno e che le aziende ci hanno chiesto esplicitamente. E quindi è in quest'ottica che vogliamo andare. Dicevo, abbiamo fatto un primo webinar già sull'e-commerce una settimana fa, molto partecipato e importante perché questi webinar che stiamo facendo sono al centro della strategia che abbiamo impostato su sei pilastri specifici. Uno di questi pilastri è proprio il settore fieristico, è innegabile, lo ha ribadito più volte anche il ministro Di Maio, che le fiere siano una componente fondamentale della promozione del prodotto italiano all'estero e i numeri del settore sono impressionanti. Parliamo in Italia di 20 milioni di visitatori, parliamo di 200.000 espositori con circa 1.000 eventi fieristici. È un giro di affari di 60 miliardi di euro. Il sistema fieristico è una componente anche fondamentale del PIL nazionale, non solamente in termini di fatturato, ma anche come strategico, come strumento vero e proprio, strategico della politica industriale e come veicolo del Made in Italy nel mondo. Al sistema fieristico sono stati dedicati interventi a sostegno proprio ad hoc in questo periodo anche di Covid in particolare. E l'obiettivo è quello di, con tutte le interazioni che abbiamo avuto, di dare voce proprio alle istanze del sistema delle fiere. Non è infatti un caso che il mondo fiere partecipi alla cabina di regia per l'internazionalizzazione, che è stata un po' la base che ci ha portato poi al patto per l'export, che abbiamo recentemente, tra l'altro, firmato l'8 di giugno alla presenza del ministro Di Maio. Il pacchetto di strumenti a disposizione del mondo fieristico anche nascono, ad esempio, con il piano straordinario per la promozione del Made in Italy, che già dal 2015 ha dato un importante sostegno
all'internazionalizzazione delle fiere stesse con il progetto di potenziamento delle fiere italiane di eccellenza, che è stato un vero e proprio meccanismo di valorizzazione di Made in Italy nel mondo. Oggi le fiere sono ovviamente anche uno dei settori più duramente colpiti dalla pandemia, proprio perché la loro specificità è essere eventi di presenza che attirano grandi masse di persone e quindi chiaramente quelli più colpiti dal momento. Ciò nonostante è impensabile chiudere fino a data da destinarsi un settore tanto strategico per il nostro paese e le nostre aziende, ed è infatti il sistema fieristico, come vi dicevo prima, uno dei pilastri del nostro patto per l'export. Il patto ha una vera e propria strategia innovativa e condivisa per il rilancio del Made in Italy, che ovviamente andremo a spletare nelle fasi post-Covid gradualmente in base alla riapertura anche dei mercati. Le fiere, ad esempio, hanno una componente particolare, che è quella di dover avere una totale sinergia anche con le scelte degli altri paesi per poter evitare una scarsa magari partecipazione, peggio ancora scarsa visita da parte dei buyers. Gli altri pilastri di questo patto per l'export che vi annunciavo sono la comunicazione, la formazione, l'e-commerce, la promozione integrata e la finanza agevolata. Intanto, fin da subito, per gestire l'emergenza Covid, attraverso il decreto Cura Italia abbiamo istituito uno specifico fondo per la promozione integrata, fondo dal quale abbiamo derivato una campagna straordinaria di comunicazione da 50 milioni di euro, campagna che ha chiaramente l'obiettivo di rilanciare il brand Italia dal turismo, per intenderci, fino ai macchinari industriali, ma anche far ripartire nell'immaginario collettivo il concetto di Italia paese sicuro e quindi paese anche dove poter andare appunto alle fiere di grande valenza internazionale che abbiamo. Ovviamente nel pacchetto di riforme che abbiamo fatto, una voce importantissima è stato tutto l'ambito del finance. Abbiamo fatto una grande riforma dell'ex legge 39481, quindi il cosiddetto fondo rotativo di Simest, che permette oggi alle aziende cofinanziamenti a fondo perduto, ma anche ad esempio la possibilità di utilizzare il fondo per operazioni intra-UE e ovviamente anche per la partecipazione a fiere e a eventi a carattere internazionale. Questo è ovviamente la parte che più riguarda l'evento specifico di oggi. E in particolare nel settore fieristico abbiamo già fatto molto, lasciatemi dire, non voglio essere presuntuoso, tantissimo si deve fare ancora e si può fare ancora, però per dirvi alcune cose già fatte, abbiamo subito avviato con ICE i ristori delle fiere che sono state cancellate nella primavera del 20, e parliamo di 25 milioni di euro, erogati alle aziende che ne hanno fatto richiesta, ovviamente per aver perso fondi durante la cancellazione di questi eventi, e soprattutto ICE fornirà un modulo di partecipazione gratuito alle fiere del 2021. In più stiamo lanciando delle mini fiere autunnali di settore, l'avete sentito sicuramente parlare, il recente proprio annuncio della programmazione, diciamo, della mini fiera legata al Vinitaly, ad esempio, che sarà a novembre, ma tante altre seguiranno. E poi ovviamente abbiamo voluto dare un accento proprio all'operatività di ICE nell'attrazione di buyers e influencer VIP. L'obiettivo è moltiplicare lo sforzo solido fatto con ICE di almeno il doppio, per far sì che i buyers siano maggiori rispetto al passato e che ci sia anche una fetta qualificata di influencer VIP da poter portare in Italia per diffondere il messaggio. L'altro grande pilastro sempre sul mondo fiere è l'attivazione di un sistema digitale per incontri B2B settoriali. Conosciamo alcune realtà già di successo, come ad esempio il PT Immagine. Su questo modello stiamo preparando una piattaforma che sarà poi donata alla rete fieristica, che potrà utilizzarla per estendere appunto le fiere a tutto il mondo del digitale nella fase post fiera fisica. Abbiamo preso contatti tramite la nostra rete diplomatico-consolare e le associazioni più rappresentative del sistema fieristico con le fiere organizzate in altri paesi europei,
vi annuncio una cosa molto importante, perché ne abbiamo parlato più volte anche nelle interazioni dirette, che avvieremo dei tavoli di concertazione con Germania e Francia per evitare sovrapposizioni spiacevoli e quindi di farci la guerra in questo momento in cui in realtà bisogna andare d'amore e d'accordo per ripartire tutti, e quindi l'obiettivo è avere un coordinamento europeo per poter pianificare al meglio le fiere. Infine, come sapete, nel decreto dell'11 giugno abbiamo chiarito che chiaramente, stante all'attuale andamento epidemiologico e quindi monitorando anche in futuro, potranno ripartire le fiere dal 15 luglio, alcune chiaramente rispettando i protocolli dati dalla conferenza Stato-Regione e dal Ministero della Salute, e alcune regioni hanno addirittura deciso di anticipare questo termine, come ha fatto ad esempio la Regione Lazio con un'ordinanza apposita. Ovviamente il nostro interesse è che tutto riparta il prima possibile, chiaramente con una attenzione massima alla sicurezza, perché non ci possiamo permettere chiaramente un altro lockdown. Sappiamo benissimo che l'importanza di questo settore ci impone di non abbassare la guardia, seguire le evoluzioni, e speriamo che questa stagione nuova fieristica possa veramente lasciare alle spalle tutto ciò che è stata l'epidemia del Covid. Al webinar di oggi, per dare un contesto, seguiranno altri, come vi dicevo, in particolare, così vi invito anche a partecipare, che ci sono uno sulla grande distribuzione organizzata in Francia e in Germania, nello specifico, che sono i nostri mercati più importanti in Europa, che è il mercato più importante al mondo, poi uno sulle barriere non tariffarie, la protezione della proprietà intellettuale e le opportunità di finanziamenti internazionali. Quindi faccio un invito a tutte le aziende presenti a partecipare. Vi auguro quindi un buon lavoro. Sono certo che al di là del mio intervento, la sessione di Q&A che seguirà sarà molto importante per avere un quadro esaustivo delle possibilità che ci sono oggi sul settore fieristico. Ringrazio di nuovo ICE per aver organizzato e tutti i presenti oggi, sia come relatori che come partecipanti, che sono tanti e che hanno voglia, come ce l'ho io e come l'abbiamo tutti, di ripartire alla grande e di cogliere le opportunità che arriveranno da questa brutta crisi che abbiamo vissuto. Grazie. Bene, Giovanni, io non so se tu sei collegato, Giovanni Bifulco dovrebbe essere il nostro moderatore, ma vedo che ci sono dei problemi tecnici, quindi proseguiamo con una moderazione gestita direttamente da me. Io sono Ines Saronadio, sono il direttore della promozione del Made in Italy al Liceo di Roma. Ringrazio tutti i partecipanti, sono, come diceva il sottosegretario, che davvero voglio ringraziare per la sua presenza, la sua sensibilità nei confronti di questi appuntamenti che ci consentono anche, proprio per questo probabilmente, di avere un pubblico così numeroso che speriamo rimanga con noi fino alla fine per farci tutte le domande del caso. Bene, io volevo chiedere alla regia di mandare subito una slide che altro non è che un approfondimento di quello che ha già detto il sottosegretario. Vi dà proprio un'istantanea di quello che era la programmazione 2019 e che poi in grosse linee è anche la programmazione, era anche la programmazione 2020. Ecco, qui vedete che come la fiera è all'interno del nostro piano promozionale ordinario, straordinario, un po' la nostra attività più importante, più centrale. E il numero delle fiere italiane supportate attraverso le misure di rafforzamento delle fiere stesse con massicci, con numeri importanti di selezione di buyer, sono stati 5.100 addirittura nel 2019. E abbiamo supportato 66 saloni. All'estero, 287 manifestazioni che hanno coinvolto 40 paesi nel mondo e 50 settori merceologici hanno portato a un totale di presenze italiane in tutti questi eventi di oltre 18.000 imprese, dando anche, diciamo, come riconoscimento di queste scelte strategiche anche una customer satisfaction di 4.3 su 5. Volevo anche sottolineare, restando con la slide precedente, che abbiamo investito sui 134 milioni circa del nostro piano promozionale straordinario il 36.9% delle nostre risorse proprio per organizzare fiere all'estero, mentre per l'Italia, solo per l'Italia,
del piano promozionale straordinario abbiamo investito addirittura il 22,7%, quindi cifre molto importanti. Cifre molto importanti che fanno capire che le fiere sono delle piattaforme proprio imprescindibili per lo sviluppo dell'export, ma l'arrivo del Covid ha ovviamente determinato la cancellazione di centinaia di eventi, annullato dai trattativi in corso, bloccato opportunità di business che erano ancora in fase di definizione. Ma devo dire che il Ministero degli Esteri e l'ICE non si sono scoraggiati di fronte a questo quadro veramente disastroso e hanno voluto, come diceva il sottosegretario, immediatamente reagire con una strategia che puntasse su tre linee di intervento. Una, supportare subito le aziende che erano state danneggiate dalla cancellazione degli eventi e, come diceva il sottosegretario, attraverso questa opportunità di ottenere il rimborso delle spese affrontate per la cancellazione della partecipazione all'estero, il modulo espositivo gratuito per tutte le fiere che si faranno nel 21. Questo tipo di agevolazione vale anche per i seminari, i workshop e tutto quello che noi realizzeremo entro il prossimo anno. Tutto sarà previsto con una partecipazione a titolo gratuito. La normativa in dettaglio è sul nostro sito, sull'indirizzo che vedete in questa slide. Abbiamo voluto anche approfittare di questo periodo di lockdown, come diceva il sottosegretario, cercando di incrementare le competenze delle imprese, mantenendole in contatto con i mercati proprio attraverso i webinar che sono stati poco fa illustrati. Ma abbiamo anche voluto mettere in campo un terzo strumento digitale che evidenziamo nella prossima slide, che è proprio quella che abbiamo chiamato, quindi chiedo alla regia di passare alla Fiera Smart 365, che altro non è che una piattaforma web per la realizzazione di fiere virtuali e di incontri B2B. È una piattaforma molto flessibile che abbiamo voluto rendere personalizzabile e modulabile sia per i settori che per le tipologie di azioni, cioè oltre alle fiere prevedere anche una possibilità di personalizzazione per B2B ma anche per le cosiddette missioni di sistema virtuali. Questo consente un approccio esperienziale dell'evento, la possibilità di promuovere il prodotto attraverso strategie di marketing preidentificate e di consentire l'incontro tra il buyer e le aziende. La piattaforma verrà, come dire, inaugurata nei prossimi giorni, probabilmente già nella prima settimana di luglio avremo la possibilità di vedere praticamente il funzionamento di questo nuovo strumento, che sarà concesso gratuitamente alle associazioni di categoria, agli enti fieristici, affinché possano, come dire, recuperare quei calendari che sono stati cancellati attraverso questo momento di passaggio, di presentazione virtuale, che troverà una sua collocazione sui mercati proprio attraverso la rete dei nostri uffici all'estero, che seguiranno momento per momento tutte quelle che sono le fasi degli eventi che saranno collocati all'interno di questa piattaforma. È chiaro che l'obiettivo è quello di offrire appunto alle imprese italiane servizi sempre più facili da utilizzare e che consentono appunto in questo periodo di passaggio di essere comunque visibili e presenti. Come diceva anche il sottosegretario, l'ultimo strumento strategico messo a punto dal Ministro degli Esteri attraverso il patto per l'export ci consentirà anche di aggiungere a tutto quello che il piano promozionale del Made in Italy prevede, quindi questo pacchetto importante di fiere fisiche che continua comunque a essere mantenuto, a essere finanziato, di aggiungere in questo periodo di passaggio una forte campagna di comunicazione che speriamo di attuare con il contributo di tutti voi, di quelli che ci ascoltano, delle associazioni di categoria, degli enti fieristici. Un programma integrativo di incoming che significa anche avere la possibilità attraverso influencer e blogger di essere visibili anche sull'online, che in questo momento è veramente molto importante per mantenere il contatto con i potenziali clienti stranieri. Cercare di attuare anche degli eventi di filiera, magari all'estero, insieme con le associazioni di categoria, e poi progettare degli eventi di partenariato insieme con enti fieristici europei.
Insomma, io credo in conclusione del mio intervento che solo ripensando a un potenziamento della promozione classica, che da analogica diventa digitale, possiamo veramente reinventare il futuro dei rapporti sociali e professionali in modo continuativo, assicurando le manifestazioni fieristiche fisiche, che rimangono comunque lo strumento principale, quella funzione di acceleratore e di relazione di affari e di incubatore della fiducia tra gli operatori del mondo. Questo è il percorso che noi abbiamo voluto attuare con il supporto del Ministero degli Esteri e con tutto il supporto delle associazioni di categoria che ci hanno sempre dato i loro feedback in questo difficile momento. A questo punto vi ringrazio per avermi ascoltato e sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le domande che vorrete porre in questa sede o attraverso l'email, casomai non riuscissimo nel breve tempo che abbiamo a disposizione per rispondere a tutto. Grazie. Bene, a questo punto io non so se ancora abbiamo la possibilità di avere Giovanni Bifulco come moderatore, se no io vado avanti e do la parola a Enrico Gallorini, AD GRS Research and Strategy, che affronterà il tema come le fiere stanno affrontando la crisi. Grazie dottoressa, spero che mi sentiate. Per farlo io ho preparato una presentazione che vorrei condividere con voi. Devo semplicemente, ovviamente abbiamo fatto tutte le prove possibili e immaginabili e adesso non funziona, ma conto di riuscire a condividere la presentazione. Eccomi qua. Ditemi se la vedete cortesemente. Ok, va benissimo. Grazie. Allora, la presentazione che cerco di fare è abbastanza sintetica e cerca di dare il punto di vista degli organizzatori fieristici. Prima di farlo, però, credo che sia importante anche spendere una parola sul mondo delle fiere, magari ancora prima su chi sono e che cosa faccio. Nel senso che oggi sono un ricercatore e quindi magari vengo visto anche distante dal business. Però come prima cosa ho organizzato anch'io delle fiere, ma soprattutto sono stato un espositore delle fiere e quindi ho vissuto tutta la magia che c'è all'interno del contesto in cui si partecipa a una fiera. Ho vissuto l'incubo del giorno prima della fiera, quando organizzi lo stand e hai paura che non ce la fai a finirlo. Ho vissuto la magia e la gioia di quando inizia la fiera, quel momento magico in cui arrivano i colleghi, arrivano i buyer e inizia il business fieristico. È un elemento centrale, perché anche su quello che poi adesso andremo a vedere è fondamentale capire che l'organizzatore fieristico è prima di tutto un aggregatore di tantissime realtà. Infatti l'introduzione che secondo me è necessario di fare prima di vedere i risultati è capire che le fiere alla base sono un momento collettivo di una specifica industria che si riunisce in un determinato tempo e in un determinato spazio. E questa è una cosa incredibile se ci pensiamo, è assolutamente fondamentale per la singola nicchia di mercato a cui ci riferiamo, che può essere il mondo della meccanica piuttosto che il mondo della moda o il mondo del marmo. Quello che appunto è fondamentale capire che questo contesto che noi chiamiamo fiera è uno degli esempi più interessanti che noi abbiamo a livello di competizione. Questa parola a me piace molto perché è il sincretismo di due parole che possono sembrare anche tra di loro in contrasto, che è cooperation e competition. E perché dico che le fiere hanno qualcosa di magico? Perché se ci pensiamo, gli utilizzatori, i beneficiari delle fiere, espositori e visitatori, al di fuori del momento fieristico competono tra di loro, ma sono i peggiori nemici al di fuori di quel momento. Quando avviene la fiera, o quella cosa che noi chiamiamo fiera, questo momento collettivo, le forze di tutta l'industria si riuniscono per creare valore aggiunto per tutti. Quindi anche quelli che sono competitor in qualche modo cooperano insieme e creano valore aggiunto. E perché questo avviene? Proprio perché in ogni industria c'è bisogno, c'è una necessità specifica di creare valore per tutto l'insieme di chi vi partecipa, sapendo che la forza di ogni singolo insieme, grazie alla manifestazione fieristica, è molto maggiore che alla forza di ogni singolo dissociato. Andando da un punto di vista pratico, quello che noi facciamo come società di ricerca, lavoriamo a livello internazionale con i più grandi organizzatori fieristici e cerchiamo in questo momento qua di darvi una visione di quello che abbiamo raccolto. I risultati vengono fuori dall'ultimo studio che abbiamo fatto proprio
è stato chiuso in questi giorni, che hanno coinvolto 550 e oltre organizzatori fieristici da più di 50 stati. Nello specifico però sappiamo che il mercato fieristico si compone prevalentemente di 5 grandi mercati, quindi la Cina, la Germania, l'Italia, gli Emirati Arabi e gli Stati Uniti, e la maggior parte delle risposte che noi abbiamo vengono proprio da questi stati. Per chi dovesse mai essere interessato a questo studio, Expo Network è il sito internet, all'interno della sezione Outlook ci sono i risultati. In ogni caso, quello che vediamo è un po' quello che è stato detto anche in principio, l'industria delle fiere è stata pesantemente coinvolta da questa pandemia, tanto che alla domanda se alcune delle fiere, almeno una delle fiere dove sono coinvolti questi 550 organizzatori, è stata più o meno coinvolta, nel senso di spostata, cancellata o entrambe, praticamente l'89% delle risposte ci dicono sì, c'è stata questa situazione, e sappiamo che per una manifestazione fieristica che lavora magari un anno per essere realizzato, magari anche 2 anni o più, il tutto si concentra in quei 3 giorni di incontro che, se vengono cambiati o cancellati, sono tecnicamente un disastro, non solo per la fiera, ma per tutta la filiera che ne fa di riferimento. Quali sono le grandi sfide che stanno affrontando oggi gli organizzatori di fiere? Sicuramente la sensibilità estrema che hanno nei confronti dei propri beneficiari, quindi espositori, buyers e visitatori, è il focus delle loro strategie. Quindi la consapevolezza che i budget che potranno investire gli espositori nelle fiere saranno ridotti è la più grande sfida che stanno affrontando. Dall'altra parte anche tutte le restrizioni collegate alla visita e al viaggio di visitatori e buyer. Tutto il resto diciamo che è un di cui. Un altro elemento interessante da vedere è che tutti si sono apprezzati a questo cambiamento e a questa sfida che sta coinvolgendo l'industria delle fiere, e in particolar modo il 65% ha iniziato attività online come workshop e webinars, il 45% ha attivato delle proprie attività di virtual events, quindi delle vere attività fieristiche, non soltanto dei webinar online. Si sono iniziate a fare tutta una serie di attività di digital matchmaking, quindi soluzioni per i beneficiari che sono i clienti delle fiere, ovvero visitatori ed espositori, e stanno iniziando a mettere in piedi anche delle attività e-commerce platform per i loro utilizzatori. E quante di queste attività rimarranno anche in futuro, dopo questa pandemia? Quello che vediamo è che effettivamente la situazione vede che il concetto di manifestazione, quindi col matchmaking digitale tra espositori, visitatori e buyer, è dove le grandi organizzazioni fieristiche stanno puntando, ma dall'altra parte questo grande passaggio epocale che stiamo facendo attraverso questi webinar, attraverso questa interazione con uno schermo che in questo momento è un po' ha accelerato un percorso che era già presente in tanti organizzatori, continuerà. Il punto centrale è anche capire come i virtual events, come le fiere virtuali vengono percepite, e sicuramente quello che è interessante capire è che questi strumenti sono visti come un potenziamento enorme dell'attuale esperienza fisica. È difficilmente, questo lo sappiamo tutti quanti, anzi io credo che questa pandemia ci abbia fatto capire e scoprire ancora di più l'importanza dell'incontro fisico, della relazione umana tra tutti quanti. Difficilmente i virtual events andranno a sostituire quelli che sono gli eventi fisici veri e propri. Quindi, quali sono gli obiettivi che si stanno dando in questo momento i grandi organizzatori fieristici? Beh, prima di tutto costruire quello che viene chiamato il new normal, quindi quali sono le aspettative e le esperienze che andremo a vedere all'interno delle fiere del futuro. Dall'altra parte l'ossessione sulla satisfaction, sulla soddisfazione di espositori e visitatori proprio su questo new normal. E sicuramente quello che diventa il nuovo trend del futuro delle fiere, questo concetto di hybrid event, quindi l'incontro tra l'elemento fisico della fiera fisica e l'elemento digitale che magari può continuare appunto tutto l'anno, come è stato appunto detto più volte nella presentazione, che è anche uno dei grandi obiettivi di ICE. E soprattutto quello che io credo molto interessante in questa fase storica è che questi enormi contenitori di valori che sono le fiere, che riescono a unire in sé tutti gli stakeholder, sono in una fase di co-creazione, quindi sono proprio nel momento dell'ascolto, nel momento del confronto con i propri beneficiari, che sono appunto espositori, visitatori, ma anche le città che ospitano le fiere, le associazioni che la nicchia suggeriscono e tutto il contesto che fa parte della creazione di valore da parte delle fiere stesse. Quindi è un momento storico di grande cambiamento, la situazione è
molto complessa, ma c'è anche un grande entusiasmo, anche perché chi fa parte del mondo delle fiere fa parte tutto sommato di una nicchia interessantissima, che è quella dello show business, soprattutto legata al B2B. E quindi io sono abbastanza anche certo che questa pausa tra le fiere diventeranno ancora più evolute, ancora più importanti, unendo questo elemento fisico all'elemento digitale, facendo diventare sempre di più questi momenti di aggregazione, potenza e forza da scaricare a terra attraverso i propri espositori e attraverso i propri buyer. Ho finito la mia presentazione, grazie a tutti e ovviamente a disposizione per le domande quando e se necessario. Grazie dottor Gallorini, mi auguro che in questo momento la mia voce vi arrivi. Sono Giovanni Bifulco, moderatore di questo webinar. Finora non ho avuto molta fortuna, ma sembra che la mia apparecchiatura sia stata correttamente resettata. Volevo soltanto ricordare alle aziende che stanno assistendo al nostro webinar in streaming che potranno rivolgere ai relatori delle domande attraverso la chat che vedranno a destra del loro schermo. Questo è importante, soprattutto vi chiediamo di aggiungere la ragione sociale e l'indirizzo di posta elettronica in maniera tale che potremo rispondere anche nei giorni successivi a quelle domande che non hanno potuto essere accolte nel corso di questa iniziativa. Ho notato che alcune aziende ci chiedono se le slide saranno a disposizione, ve lo confermo, nei prossimi giorni sarà tutto pubblicato sul web. A questo punto ho il piacere di passare la parola alla professoressa Francesca Golfetto, che è professore ordinario di Management e Marketing, nonché direttore dell'Osservatorio delle Fiere della Bocconi, è autrice di numerose pubblicazioni internazionali sui temi fieristici. L'intervento della professoressa Golfetto sarà intitolato Espositori tra fiere fisiche e virtuali, con particolare attenzione a quelle che sono le relazioni B2B e anche la sinergia fra fornitore e cliente nello sviluppo e la progettazione di nuovi prodotti. Quindi fiera come uno strumento di evoluzione delle tecnologie e dell'innovazione. E la professoressa ci parlerà anche dell'interazione fra stand fisici e virtuali e comunicazione coordinata fra queste due modalità. Passo volentieri la parola alla professoressa Golfetto. Grazie. Professoressa, attivi il microfono cortesemente. È una giornata fortunata, evidentemente. Attivi il microfono cortesemente o se qualcuno dalla regia tecnica può attivarlo. Discolpa della professoressa, dico che anche io ho avuto problemi perché le prove le abbiamo fatte, ma tecnicamente è cambiato il layout. Quindi ecco qua, vediamo tutto. Non si sente la dottoressa Golfetto. Ma è voi mi sentite? Adesso sì. Allora vado, spero, vediamo bene. Vedete anche le mie slide? Sì, grazie. Sì. Poi provo. Adesso non le vedo più io, è successo qualcosa? Va bene, parlo anche senza vedere le slide, pazienza. Dunque, il mio intervento focalizza sull'atteggiamento, il problema che hanno oggi gli espositori nella visione tra fiere fisiche e fiere virtuali. Io non riesco a capire che... Scusate, ma qui proprio non funziona... pienamente, vediamo un po'. Ora funziona? Sì, adesso va bene, può andare. Perfetto. Allora, il tema che ha tratto riguarda questo approccio che possono avere le aziende all'interno delle fiere fisiche e delle fiere virtuali oggi.
La situazione che ci ha anche presentato Gallorini poco fa è questa situazione delle fiere, molte fiere che hanno chiuso, e la difficoltà degli espositori di intervenire per carenze di budget e difficoltà dei visitatori di partecipare per limitazioni legate ai viaggi. E certo, e la cosa e la previsione più facile che noi abbiamo è che le fiere per tutto quest'anno, di certo, e anche per una parte del prossimo anno, avranno gettata limitata. Ci saranno sicuramente pochi visitatori esteri che veniamo in Italia, molti pochi di noi che andranno all'estero, e quindi abbiamo certamente un problema, cioè la necessità di avere un supporto con le piattaforme virtuali, come ruolo complementare, un ruolo di emergenza che appunto cerca di supportare a questi limiti che hanno visitatori ed espositori. Questo ruolo di emergenza io peraltro lo vedo anche proiettarsi, cioè che non rimarrà un investimento una tantum, ma sicuramente proiettato nel futuro. Le nuove generazioni, se pensate a come ragionano, che l'atteggiamento che hanno verso le fiere, che ho potuto vedere spesso tra i giovani, i miei studenti, frequento da molti anni tutte le fiere, lavorano con molte di loro, ma vedo veramente un cambiamento importante nelle nuove generazioni e nell'approccio che hanno. Vogliono vedere prima e frequentare dopo. Il online, offline è la parola che oggi funziona di più per un visitatore e per un buyer. E dunque il problema, dicevo, principale che hanno molti espositori, ho parlato con diversi di voi verso le fiere virtuali, ma come partecipiamo a queste fiere virtuali? Allora, il primo approccio, il primo pensiero che io suggerisco è quello di dire: ispiriamoci a un certo punto alle fiere fisiche, per capire, per ricordare, per fare mente locale su come ci si ispira alle fiere fisiche. Pensiamo a questo fatto, a che cosa cerca il visitatore buyer. Sicuramente ciò che motiva il visitatore a andare ad una fiera sono quattro elementi: l'innovazione da acquisire, cioè lui vuole prodotti nuovi da vendere, vuole innovazioni da inserire dentro i propri prodotti, nelle proprie macchine, cioè vuole vedere il nuovo. Poi vuole fornitori partner, cioè vuole che i fornitori conoscano i suoi problemi. Io non voglio un filato in astratto, voglio un filato adatto alle maglie che si faranno per il prossimo anno, che saranno elastiche e possibilmente lucide. Quindi vuole un fornitore che ha la competenza sul mercato che verrà, sul futuro. Poi vuole una visione d'insieme, non vuole vedere il singolo fornitore, vuole vedere tutte le alternative, vuole vedere i trend della domanda, cioè che cosa succede, come si muovono i visitatori, e da lì capisce la domanda. Vuole vedere le proposte complessive e da lì si vede un'ipotesi di futuro tra il quale scegliere all'interno delle proposte, quali sono più adatte a lui. E poi vuole un po' di community, vuole parlare con gli altri, vedere che cosa fanno, rassicurarsi, scambiare, poter parlare con la gente. E sicuramente tutti questi aspetti sono risposti, cioè sono, come dire, trattati in qualche modo più o meno istintivamente dagli espositori, soprattutto gli espositori migliori. Tu li osservi nelle fiere, che caratteristiche hanno, e vedi come di fatto rispondono a queste caratteristiche. L'innovazione, come rispondono? Cioè la loro presentazione non è una presentazione dell'elenco dei prodotti, non è il catalogo, non è tutto ciò che faccio, ma i prodotti, i prototipi. Il proprio modo di essere, di mettersi nello stand, non è quello del commerciale che ti vuole vendere il prodotto, ti metto il tecnico che ti spiega la mia soluzione e poi ti metto la macchina. Non ti metterò la macchina che fa le piastrelle, ti faccio la macchina che fa le piastrelle, ma ti faccio vedere le piastrelle che fa questa macchina. Cioè ti faccio vedere le soluzioni possibili per il tuo mercato. E poi ti faccio vedere che le mie piastrelle sono adeguate ai trend, sono nei colori di moda, sono con le ultime tendenze che ci sono nel design e gli spazi da trattare. E poi
come rispondiamo all'esigenza della visione d'insieme. Io sono un espositore e partecipo alla fiera, non faccio solo la mia open house, mi metto all'interno di un percorso di visita e di comparazione che fa il visitatore, perché il visitatore non vuole vedere un fornitore isolato, lo vuole vedere nell'arena della competizione, vuole vedere se è all'altezza di questa competizione e se è avanzato e se ha fatto l'innovazione e vuole appunto verificare il suo fornitore, anche se è il suo fornitore da sempre. E poi che cosa vediamo ancora negli stand? Gli spazi, i momenti di condivisione, le cene, le feste, i bar all'interno degli stand. Vedete che in qualche modo nella fiera queste soluzioni ci sono, c'è proprio una risposta, ripeto, istintiva a queste che sono le domande del visitatore. Certo che la potenza e la flessibilità che offrono le fiere sono insostituibili di certo, perché la comunicazione live ha questa capacità, non solo il visitatore prende da ciò che vede solo quello che vuole e non tutto così, ma anche l'espositore può veramente esporre il meglio di sé, quello che crede, in modo flessibile a seconda della circostanza. Secondo punto dunque, sempre per approcciare le fiere virtuali, allora che cosa facciamo? Come sono le piattaforme? Cosa offrono le piattaforme? Adesso c'è un telefono che suona, che... Scusate, cosa offrono le piattaforme? Motori di ricerca per prodotti, fornitori, paesi. Mi parlo della struttura, dell'infrastruttura delle piattaforme. Poi cosa offrono? Talk, webinar, community, matching, cioè danno le possibilità di incontrare dei fornitori. E-commerce, marketplace specializzati o generalisti, cioè offrono diversi di questi aspetti. Ma la domanda che noi ci facciamo dunque è: ma come dovremmo, cosa dovremmo poter inserire noi? Io mi metto dal punto di vista dell'espositore, quello che mi hanno detto l'espositore, ma noi che cosa dovremmo poter inserire? Come potremmo inserire tutte queste cose che di solito mettiamo negli stand? Il nuovo, il personale tecnico, le soluzioni per i clienti, dimostrare che facciamo l'adeguamento al trend. Come ci inseriamo nel percorso di visita e di comparazione dell'evento collettivo che è la fiera? E come facciamo perché le piattaforme diventino una cosa simile e che siano stimolanti per i visitatori, perché abbiano visitatori e non rimangano delle cose vuote dove non va nessuno? E come facciamo ad avere spazi e momenti di condivisione? Da notare che le piattaforme migliori, e mi risulta anche quella che sta offrendo l'ICE come piattaforma di base a molti organizzatori, si basano sui siti degli espositori. E questo ci deve far pensare. Ci deve far pensare sul fatto che la piattaforma non è una cosa fatta. Cosa possiamo fare noi espositori? Cosa possono fare gli espositori davanti a questo tema che le piattaforme si basano sui siti degli espositori? Allora dobbiamo meditare sul fatto che le piattaforme sono come stand vuoti e non solo sono stand vuoti, ma sono delle strutture in evoluzione che chiedono collaborazione, perché mi risulta che questa importante piattaforma che ha strutturato l'ICE sia uno strumento di base che poi ciascun organizzatore deve in qualche modo personalizzare, ma soprattutto lo deve riempire di contenuti. Le piattaforme sono in evoluzione e richiedono collaborazione tra tutti, e qui bisogna sviluppare progetti collettivi. Non ogni organizzatore si fa la sua, ogni espositore, anche gli espositori dovrebbero cercare in qualche modo di mettersi insieme all'interno delle associazioni per potenziare questo strumento che è la fiera virtuale. Le immagini, i prodotti, la comunicazione sono supportati dai siti degli espositori, e dunque i siti degli espositori devono avere contenuti, non solo prodotti, contenuti collegati a quello che abbiamo visto che era efficace in una partecipazione fieristica. E alla fine
posso dire anche che le piattaforme migliorano se i clienti chiedono e suggeriscono. Signori espositori, voi sarete importanti clienti di queste piattaforme fieristiche. Piattaforme fieristiche da intendersi come clienti, come eventi collettivi, e vi ricordo che il cliente esigente fa il fornitore bravo. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che mi abbiate sentito. Grazie professoressa Golfetto, l'abbiamo sentita chiaramente, devo dire è stato un intervento molto interessante che ha visto le interazioni fra online e offline, quindi queste fiere come strumento che progressivamente diventerà omnichannel. E desidero adesso passare alla parola alla dottoressa Loredana Sarti, che è il segretario generale della EFI, l'Associazione Espositori e Fiere Italiane, che per molti anni si è occupata di design, di arredamento, avendo rivestito un importante incarico all'interno di Federlegno Arredo, che si occupa di una importantissima manifestazione iconica del Made in Italy, che è il Salone del Mobile, ma anche di grandi manifestazioni che Federlegno Arredo ha fatto insieme a Lice in giro per il mondo, e ricordo la Mebel di Mosca piuttosto che l'ICFF di New York, che sono eventi dove il design italiano si è presentato in grande spolvero. Il titolo dell'intervento della dottoressa Sarti sarà Ripartire dopo l'emergenza, il ruolo delle fiere italiane. La dottoressa Sarti sottolineerà come le fiere sono il volano per l'economia del nostro paese e come EFI, per venire incontro alle esigenze di tutta la filiera, ha elaborato un protocollo che permetterà alla filiera delle fiere di ripartire in sicurezza per continuare ad essere un punto di riferimento per il settore. Prego, dottoressa Sarti. Devo fare qualcosa? Pronto? Ho già il microfono aperto, può parlare. Quindi posso parlare, benissimo. Non mi vedete perché devo attivare il video? La vedevamo perché lei non si vede a video, vede gli altri. Ah, ok, benissimo. Allora posto così. Bene. Ringrazio il Ministero degli Affari Esteri e Lice per questo incontro, ma ancor più per il lavoro che hanno fatto per le fiere. Negli ultimi 6 mesi la nostra partecipazione alla cabina di regia, l'attivazione del tavolo ex e del tavolo fiere, l'essere protagonisti del patto per l'Expo e soprattutto l'export, scusate, e soprattutto il costante lavoro dell'ICE con cui lavoro da qualche decennio, come il dottor Bifunco ha raccontato. Allora, niente, i precedenti relatori ci hanno dato una fotografia del settore dal punto di vista degli espositori, dal punto di vista degli organizzatori, guardando al futuro. Io cercherò di dirvi qual è la realtà per la nostra associazione, che rappresenta 40 quartieri che hanno in dotazione 4 milioni di metri quadrati di superficie espositiva, che dove vengono ospitate il 96% delle manifestazioni internazionali e che organizzano in se stessi una percentuale crescente di queste, quest'anno avrebbe dovuto essere il 50%. Dunque, nel periodo tra marzo, tra il 23 febbraio e oggi, noi abbiamo avuto 88 fiere internazionali e 93 fiere nazionali. Avevo anche segnato quelli che erano le perdite di espositori, quindi 36.249 per le esposizioni internazionali, sono gli espositori nazionali che non hanno esposto durante questo periodo alle manifestazioni, e sono stati circa 2 milioni di visitatori alle sole fiere internazionali che non hanno potuto venire perché bloccati. È facile comprendere quali sono gli effetti per noi, per il territorio e per i nostri fornitori e per tutti i settori collegati. Settori che, ripeto, dagli allestimenti alla logistica sono a noi strettamente collegati e senza i quali non si potrebbero fare le fiere. Quindi, come EFI però abbiamo avuto un danno duplice, quindi come organizzatori e come
come quartieri ospitanti e come organizzatori. Cosa fare in questo momento? Diciamo, abbiamo sempre sostenuto che le fiere sono un volano dell'economia. Abbiamo sostenuto perché è dai contatti attivati durante le fiere che nasce il 50% dell'export delle piccole e medie imprese, e ogni anno dai contatti attivati durante le fiere scaturiscono 60 miliardi di fatturato. E quindi adesso è il momento di giocare il nostro ruolo, di sviluppare le relazioni al nostro interno per piccoli e grandi quartieri e all'esterno per promuovere e diffondere le nostre eccellenze nel mondo e per tradurli un passaggio in fatturato e occupazione. Io non so, Giovanni, se abbiamo risolto il problema che volevo farvi vedere. Il video che abbiamo, uno dei video brevissimi che abbiamo fatto durante la giornata, questo qui l'abbiamo fatto per il 1° maggio e che ben esemplificano questo, quello che è il nostro ruolo. Da un'Italia in silenzio, diceva il video, ma lo vedrete sul nostro sito www.aefi.it, alzeremo il volume sul mondo per dar voce al lavoro e al talento italiano. Allora, difficoltà o non difficoltà, Covid o non Covid, questo è il nostro ruolo e questo noi lo dobbiamo portare avanti. Dottoressa Sarti, credo di poter proiettare il video se vuole. Sì, grazie. Vediamo. E dura solo un minuto. Allora. Se è un problema vado avanti, Giovanni. Lo vedete? Lo vedete? No, Giovanni. No, Giovanni, vediamo solamente la schermata. Niente. Purtroppo. Non è indispensabile. Ho riassunto le nostre parole, cioè ho riassunto quello che era il messaggio di questo video, che poi ne abbiamo fatti due. Ecco, io vorrei aggiungere che comunque le fiere non hanno mai rinunciato nemmeno, Giovanni, va benissimo così, non c'è problema. Non hanno mai rinunciato a questo ruolo di portare l'Italia nel mondo e il mondo in Italia, e lo hanno fatto in tre modi. Innanzitutto continuando a mantenere vivo un calendario. Ecco, io vi vorrei proprio riflettere su questo. Quando vedete una fiera che sposta la data e la risposta è la risposta, c'è dietro proprio la volontà di mantenere per sé e per quelli che espongono il suo posizionamento. Quindi questo lavoro è stato fatto e quando proprio le fiere hanno abbandonato perché non c'era più possibilità di farlo. Hanno compiuto sforzi enormi per adeguare le loro strutture, le loro organizzazioni, per mantenere i contatti con i clienti e gli organizzatori attraverso delle alternative virtuali, ma di questo hanno parlato. Ma soprattutto hanno creato le condizioni, ha lavorato per creare le condizioni per fare fiere pure in questo contesto. Allora, noi la prima riunione della nostra commissione tecnica per esaminare questo argomento l'abbiamo avuto il 19 marzo. Dal 19 marzo le commissioni hanno continuamente lavorato e se voi avete visto che in Italia le fiere possono ripartire, no, sono sospese fino al giorno 14, possono partire nelle singole regioni secondo delle linee guida delle regioni. Ora, queste linee guida delle regioni sono il canovaccio su cui poi la nostra commissione, le nostre commissioni hanno lavorato per questo protocollo che deve garantire le condizioni di sicurezza. Stamattina con l'associazione francese e tedesca avevamo una riunione con l'associazione della logistica e mi ha fatto proprio piacere capire che anche in Germania la situazione è come da noi, che le regioni, lo Stato ha delle linee, le regioni poi decidono ciascuna proprio conto le riaperture. Ecco, sarebbe importante, mi farebbe piacere, non so se ci sono esponenti delle regioni presenti, però che su questi protocolli ci lavorassimo tutti. Allora, l'altra cosa che volevo dire è che questi protocolli sono, l'altro giorno, il 18 di giugno, noi abbiamo fatto la prima riunione di AEFI e quindi abbiamo potuto sperimentare in pratica cosa vuol dire
arrivare in un certo modo, sedersi in un certo modo, diciamo prendere appuntamento e fare cose. E abbiamo visto che effettivamente, e questa è la mia sensazione, che anche il tempo del Covid si può lavorare. Quindi la nostra richiesta è: per poter competere sul mercato mondiale abbiamo bisogno di una data nazionale, che le fiere sono a partire da questa data si possono fare. Perché non possiamo andare a dire che se vai in Veneto ad un operatore estero ci vai da oggi, anzi il 26 e il 27 giugno alla Fiera di Santa Lucia c'è una manifestazione, dalla Cecchi ci vai una data. Quindi questo è un po' quello di cui abbiamo bisogno. Poi se questo avviene noi siamo in condizioni di operare. Cosa possiamo fare di più? Allora, in questi mesi in cui gli uffici erano chiusi, però i telefoni suonavano moltissimo, a dimostrazione che comunque le relazioni, se uno le vuole creare, il modo per creare lo trova, ho maturato alcune riflessioni che vorrei con voi condividere su come abbiamo speranze e possibilità di portare l'Italia nel mondo e il mondo in Italia, e su che interventi possiamo fare. Allora, gli interventi possono essere moltissimi, ognuno di noi ne può pensare. Ecco, chiaramente io ho un'esperienza che non è da teenager e da millennial, e quindi le mie indicazioni per andare avanti sono indicazioni che nascono da un'esperienza passata. Allora, in base a questa esperienza passata vi volevo dire questo, ed è un discorso che rivolgo non tanto a noi che rappresentiamo il settore, ma lo rivolgo proprio a chi opera nel mercato. Primo, bisogna superare le divisioni. Se prima potevamo pensare che c'era da una parte, ci potevano essere manifestazioni con sovrapposizioni, eccetera, adesso non lo possiamo più pensare, perché ogni visitatore farà una visita mirata e quindi sceglierà i viaggi in modo più preciso. Quindi chi fa... mi sono segnata, dovremmo valorizzare, non vuol dire che bisogna ridurre, accorpare, eccetera, bisogna dire che chi fa un evento deve valorizzare gli elementi che devono essere distintivi e non avere sovrapposizione. Bisogna valorizzare la creatività italiana. Allora, questo avviene sia andando all'estero che in Italia. Questo è il momento di mettere gli occhi e di guardare un po' più sull'Italia. Cosa vuol dire guardare un po' più sull'Italia? È un messaggio alle imprese. Se vogliamo valorizzare il nostro paese come fonte di innovazione e di creatività, dobbiamo impegnarci a portare nelle fiere italiane le innovazioni e le riproposizioni commerciali dei prodotti nelle altre fiere. È quello che con una strategia mirata ha fatto il mobile, ed è quello che a mio modo di vedere può dare successo per tanti settori. Il legame col territorio. Allora, se prima, voglio dire, l'operatore fieristico, il visitatore, era il turista più ricco, adesso dobbiamo capire che la scarsità di risorse c'è per tutti. E quindi bisogna proprio mettere insieme davvero tutte le risorse da tutti gli operatori della filiera, albergatori, taxisti, tutto per fare delle condizioni di vantaggio, perché poi in ogni periodo, a mio modo di vedere, ma soprattutto in questo periodo, la determinante di ogni scelta è il prezzo. Allora, l'ultima cosa che vi volevo dire, abbiamo bisogno delle operazioni delle istituzioni. Io ho ringraziato prima il Ministero ed ho ringraziato l'ICE. E mi permettete di citare due persone, una è Franco Orquatti e l'altro è Rodrigo Rodriguez, che non ci sono più. Quando io in Federlegno, mi ricorderò sempre il presidente Orquatti a New York, che dovevamo fare una campagna di promozione, io gli dissi: presidente, ma cosa cavolo, come faccio a fare una campagna di promozione che non abbiamo neanche i soldi per comprare questo cartellone? Presidente Orquatti mi disse: cosa ti hanno fatto studiare alla Bocconi a fare i tuoi? Guarda me, e mi fece vedere le mani senza dito. Tu hai le ambasciate, gli uffici ICE, questi sono la tua casa che ti possono aiutare. Ecco, io l'ICE
per me ha sempre e per tutti i lavori in cui ho operato ho fatto questo. Però scusate, adesso devo dirvi che per le fiere gli altri rapporti non sono andati proprio tutti bene. Noi di cosa abbiamo bisogno adesso? Abbiamo bisogno di quella famosa compensazione, di quel famoso piano che aiuti a recuperare e aiuti ad andare avanti. La liquidità ci serve ora, piccola, grande, le fiere sono chiuse da mesi, qualcuna su queste fiere, su questa chiusura ha perso il 70, qualcuno il 90, qualcuno il 10. Ecco, io se devo fare una preghiera alle autorità e allo Stato è dateci una data certa e dateci un ristoro. Da dove comincia? Se comincia dalle fiere, dagli organizzatori, arriverà ad una filiera che, vi ripeto, è molto grande. Credo di aver speso tutto il mio tempo e volevo diciamo chiudere con una convinzione. Io sono veramente personalmente convinta che in ogni mercato ci sia uno spazio. Dipende da quello che fanno gli altri, ma dipende soprattutto da quello che facciamo noi. Quindi, in omaggio del dottor Rosolia, vorrei citare un poeta tedesco, Bertolt Brecht, che diceva: in fin della fiera non attenderti altra risposta che la tua. Quindi io sono convinta che dalla somma di tutte le nostre risposte ce la possiamo fare come ce l'hanno fatta i nostri genitori, i nostri nonni in momenti più difficili. Grazie. Grazie dottoressa Sarti per il suo intervento. Anche lì c'è ben consapevole di questa proficua collaborazione con AEFI. Come sapete, i piani dell'ICE hanno previsto non solo gli incami ma anche il potenziamento delle fiere italiane, sono stati programmi molto molto importanti e continueremo su questa falsariga. Sicuramente la collaborazione con AEFI e con CFI sarà intensa e produttiva. Ho il piacere adesso di passare la parola al Presidente Massimo Goldoni, che ha dei trascorsi nel settore veicoli, ma soprattutto nella macchinizzazione agricola, essendo stato Presidente di Unacoma, che è un partner consolidato, dice, nella promozione di un settore di punta delle esportazioni italiane, che sono le macchine agricole, tutta la filiera della lavorazione della terra e della coltivazione, e quindi conosce molto bene le nostre attività, è un grande esperto di fiere e appunto all'interno di Confindustria presiede il comitato fiere. A lei la parola, Presidente Goldoni. Grazie dottor Bifulco e buongiorno a tutti gli amici dell'ICE, buongiorno a tutti i colleghi e a chi ci sta osservando. Non si sente bene, se può alzare un po' la voce. Non si sente? Provo ad alzare il volume anche se quasi al massimo. Vediamo. Mi sentite adesso? Non tanto bene. Provo a... Mi sentite meglio adesso? Ma no, sento bene. Un po' meglio. Un po' meglio. Purtroppo le linee sono quelle che sono e a volte il collegamento può essere non così perfetto. Comunque dicevo, grazie a tutti quanti voi dell'ICE, grazie a tutti quanti i colleghi e ai nostri partner che hanno parlato prima di me e grazie ovviamente agli spettatori che stanno ascoltando questo nostro collegamento. Credo che sia molto importante fare un punto della situazione. Come diceva giustamente il dottor Bifulco, CFI, che è il Comitato Fiere Industria, è l'associazione degli organizzatori delle fiere dedicate alle filiere industriali. Proprio per questo motivo noi ci teniamo a rimarcare il concetto che la fiera, per quello che rappresenta appunto CFI, che sono quindi 86 fiere con caratteristiche altamente internazionali, è in tutti i modi e a tutti gli effetti uno strumento di politica industriale e di politica internazionale. Spesso, se non sempre, come appunto ricordava prima il dottor Bifulco,
dietro a un'organizzazione fieristica c'è l'associazione e la rappresentanza, quindi nazionale e internazionale, del settore industriale di riferimento, che è appunto quella filiera allargata che coglie dalla fiera tutte quante le opportunità che questa può creare nell'ambito dello sviluppo interno ed esterno, quindi della innovazione e della internazionalizzazione delle nostre attività. Abbiamo avuto appunto negli ultimi anni una crescita costante per quanto riguarda la caratteristica di internazionalizzazione, perché abbiamo avuto una crescita costante della presenza di espositori esteri, che sono ormai sopra il 35%, e dei visitatori professionali esteri, quindi parliamo di operatori, parliamo di stakeholder importanti, che è superiore al 30% in tutte le nostre manifestazioni. Abbiamo anche fatto un monitoraggio di quelle che sono i trend, le evoluzioni nel corso degli ultimi 10 anni, e quindi abbiamo visto che dopo la crisi finanziaria del 2009, dopo la crisi economica del 2012, c'è stato comunque un quinquennio con una crescita costante di oltre il 44% dei visitatori professionali esteri, grazie anche, se non soprattutto, al contributo straordinario che con l'ICE è stato messo a punto e abbiamo elaborato nel corso di questi anni e via via perfezionato, quindi ha dato sempre maggiori risultati. Con queste premesse è chiaro che le fiere settoriali sono il modo costante e secondo me più efficace con il quale il tessuto manifatturiero italiano, che è fatto prevalentemente, come sappiamo, di piccole e medie aziende, coglie tutte le opportunità per far conoscere i propri prodotti e per fare mercato verso l'estero. Tant'è vero che da uno studio recente circa il 50% delle spese in promozione, in attività di marketing delle aziende, è indirizzato alle fiere e a tutte le attività attinenti. Oltre a questo c'è di molto positivo che tutte quante le manifestazioni, soprattutto di carattere internazionale come le nostre, hanno una ricaduta ormai consolidata di 1 a 10, 1 a 11 come fatturato sul territorio, quindi su tutta quella che è l'evoluzione e la filiera che sorregge, quindi la ospitalità e le possibilità per un paese fantastico come quello che è l'Italia. Bisogna però, secondo me, a questo punto fare una distinzione molto netta, molto chiara, perché ad esempio la Conferenza delle Regioni ha parlato ultimamente di sagre e fiere. Noi ci dissociamo abbastanza convintamente da questo concetto, perché secondo me sono due aspetti, se vogliamo, attinenti a un tema allargato comune, ma completamente differenti, perché le sagre, le fiere locali, la parte, diciamo, di intrattenimento e di far conoscere i propri prodotti sul territorio locale per alcune realtà è una cosa e ha una valenza indiscussa che non metto certo in discussione io. Però quelle che sono le fiere internazionali, quelli che sono gli asset fondamentali del manifatturiero italiano, sono un'altra cosa, e mai come in questo periodo abbiamo bisogno di mantenere ben chiaro il concetto che questi sono fondamentali per tutta quanta quella che è l'attività delle nostre filiere industriali. Le nostre filiere, che sono delle eccellenze, spesso al primo, secondo posto a livello internazionale, le quali hanno però adesso bisogno di essere supportate, di essere in un qualche modo protette e di essere agevolate nel fare questa attività verso i paesi stranieri, perché non dimentichiamoci che con quello che è successo con la pandemia e con quello che ha comportato si sta scatenando una grandissima operazione di shopping e di caccia a quella che è l'occasione del momento. E purtroppo via via ci siamo indeboliti sia come manifatturiero che come settore fieristico, perché abbiamo come caratteristica genetica, come caratteristica proprio a livello di cultura e popolazione, una certa individualità sulla quale però a questo punto dobbiamo veramente fare un cambio di passo.
E quindi su questo noi siamo profondamente convinti che dobbiamo fare sistema, dobbiamo fare davvero un'attività congiunta da parte di tutti quanti, con le istituzioni, con la parte industriale, imprenditoriale e con la parte dei servizi che rappresentiamo, e quindi poter a questo punto mettere a fattor comune tutte le nostre esperienze. Tutte le nostre esperienze che sono anche il poter utilizzare strumenti nuovi, come sono ad esempio piattaforme virtuali o attività, diciamo, più moderne rispetto a quelle che si facevano fino a qualche anno fa, ma che non sono sostitutive di quella che è la parte fisica e soprattutto concreta delle fiere, che sono il contatto, che sono l'interazione tra operatori, incontri B2B. Io ho visto manifestazioni, prima il dottor Bifulco parlava di EIMA e della fiera delle macchine agricole, dove abbiamo realizzato in 5 giorni 10.000 incontri B2B tra operatori del nostro settore e tutti gli operatori specializzati e perfettamente selezionati che venivano introdotti nella nostra fiera e creavano quel tessuto di connessione che è indispensabile. Quindi, detto questo, noi riteniamo che la fiera virtuale possa contribuire, può dare una mano, può essere un collante, può essere anche un punto di passaggio per non perdere il contatto continuo con il pubblico, con l'utenza, con quelle che sono le nostre interazioni e gli stakeholder, però è chiaro che non è sostitutivo. E ultimo, ma credo ovviamente non ultimo, io credo abbiamo l'esigenza e la necessità di preservare, anzi di potenziare quelli che ho chiamato così in modo, se vogliamo, anche un po' patriottico volutamente, eventi di bandiera. Eventi di bandiera che sono quella caratteristica tipica, prima la dottoressa Sarti parlava della fiera dell'arredamento, poi del legno arredo e quant'altro, le macchine agricole, piuttosto che la ceramica, piuttosto che il food, piuttosto che tutte le nostre caratteristiche che sono davvero eccellenze a livello mondiale, dobbiamo in un qualche modo supportarle, perché non possiamo permettere che, come prima anche Enrico Gallorini ricordava, noi abbiamo eventi che sono spesso biennali ormai, per entrare in un panorama fieristico, in un calendario allargato, comunitario e mondiale. Non possiamo perdere il passo, perché è un attimo, nel momento in cui si fa un passo falso, non si riesce a mantenere il collegamento con tutto quanto l'impianto che si mette in gioco, e vedersi soffiare spazi e soprattutto ruolo da eventi che vengono da altri paesi, che sono molto arrembanti e molto dinamici. Una cosa che stiamo cercando di fare, secondo me molto importante, è, a mio avviso, anche qui una caratteristica di nazionalismo, di caratteristica di bandiera, anche questa, il food, l'alimentare. È possibile che sia fatto in tante diverse realtà, quando l'Italia rappresenta, credo, a livello unanime il food a livello mondiale, dobbiamo, credo, lavorare per mettere insieme tutte le nostre competenze, tutte le nostre capacità e salvaguardare un'intera filiera che poi muove, fa da volano per tutto quello che ha a che fare con questo mondo, e ci metto anche le macchine da confezionamento, piuttosto che la macchina agricola che raccoglie il prodotto nei campi. Quindi dobbiamo veramente fare qualcosa di molto ampio respiro e molto importante a supporto di un momento che è pericoloso. Pericoloso perché rischiamo di saltare completamente un anno con ricadute purtroppo drammatiche sui quartieri fieristici, sugli organizzatori, sugli allestitori, su chi offre servizi e quant'altro. Ecco, credo che questo sia il momento per mettere insieme tutte le nostre capacità, le nostre competenze. E concludo dicendo che quello che noi intendiamo fare è veramente cercare di presidiare, di creare quella cintura di sicurezza a tutti i nostri sistemi, e appunto con le organizzazioni confindustriali che rappresentano questi sistemi, le fiere,
e tutte le attività che riuscivamo a mettere in campo grazie all'ICE, grazie al Ministero e chiaramente che portano vanto e lustro all'Italia. Grazie a tutti quanti. Grazie Presidente Goldoni, desidero far presente a tutti coloro che stanno guardando che abbiamo una media di 500-520 aziende online in continuazione e devo dire stanno arrivando anche molte domande che presenterò ai relatori a conclusione degli interventi e adesso dopo aver ascoltato la voce della consulenza, della ricerca, dell'Accademia e dell'Associazione di Categoria, passiamo a due grandi organizzatori, un organizzatore italiano, un organizzatore tedesco, questo perché come sapete sono i due giganti dell'organizzazione fieristica europea, e il prossimo relatore è la dottoressa Patrizia Cecchi, che è il direttore Fiere Italia di Italian Exhibition Group, che ha un portafoglio veramente ragguardevole di 48 fiere, fra cui due fiere molto interessanti, molto importanti, che sono Ecomondo e Rimini Wellness, e complessivamente i settori cui si rivolge Italian Exhibition Group sono quelli dell'agroalimentare, delle bevande, della gioielleria, della moda, delle tecnologie verdi, energie alternative, il benessere, il tempo libero, il turismo e lo stile di vita. Il titolo dell'intervento della dottoressa Cecchi è Acceleratori di Business. Passo la parola alla dottoressa Cecchi. Grazie. Grazie, buongiorno. Cerco di mettere in video la presentazione. Sarà molto veloce. Ok. Riprende i punti. Scusate un attimo che mi allineo ancora. Ok, riprendo un attimo il titolo e anche innanzitutto ringrazio perché è un evento molto importante, molto utile per il settore. Mi sentite? Sì. Okay. Molto, molto importante, molto, molto utile per il settore fieristico, ma molto utile anche per le aziende che ci seguono, che ci ascoltano e che in questo momento erano un po' distanti da noi perché questo problema fisico e della lontananza è stato, come dire, un passaggio molto, molto difficile. Riprendo il titolo perché quando mi è stato chiesto che presentazione ho pensato acceleratori di business e mi voglio mettere un attimo sulla scia dell'affermazione del dottor Goldoni che diceva le fiere sono piattaforme per politica industriale, quindi noi che ruolo abbiamo? Abbiamo un ruolo di acceleratore di business. Bene, come dobbiamo interpretare questo ruolo? In generale, ma anche in particolare momento. Dobbiamo essere visionari, ma allo stesso tempo programmatici, dobbiamo essere attivi, dinamici, però allo stesso tempo molto flessibili. Dobbiamo essere fisici e digitali. Aggiungerei che adesso nella mia presentazione con alcune slide presenterò delle esperienze concrete di quello che è la nostra attività quotidiana e di quella che è stata l'attività in questo periodo. Passo alla seconda slide, ecco, questa è l'infrastruttura che ogni organizzatore ha in termini di calendario di manifestazioni, quindi noi siamo arrivati fino a marzo, poi a marzo il lockdown, addirittura alcune manifestazioni, noi avevamo una manifestazione in corso che alla seconda giornata abbiamo dovuto chiudere, abbiamo altre manifestazioni che si aprivano la settimana successiva e quindi ci siamo trovati in un momento di grossa difficoltà. E poi da marzo ad agosto, quelli che sono tutti gli eventi che voi vedete scritti lì, scomparsi dal calendario. È stato l'inizio traumatico per noi, ma traumatico ancora di più per le nostre aziende, traumatico ancora di più per quelle aziende che avevano improntato la preparazione delle loro manifestazioni nei mesi a breve, quindi marzo, aprile, maggio, e poi ci siamo dovuti reinventare in una logica che mantenesse la relazione stabile con il mercato e mantenesse il continuo ascolto empatico delle imprese. Parliamo di tanti settori, quindi in questi mesi, anche se a distanza, abbiamo ascoltato continuamente le aziende. L'ascolto, si parlava prima di ascolto, è un passaggio importante, quindi ci siamo messi in una posizione di ascolto e di attenzione nei confronti di tutte le nostre imprese.
tante, sono state citate prima le cinque filiere con tante manifestazioni di riferimento per queste cinque filiere. E, ascolto, attenzione, ma allo stesso tempo in contemporanea avevamo dovuto attivarci per uno, fare una programmazione per un nuovo calendario. Si è parlato prima di come sia stato importante riposizionare tutte le fiere sul calendario, è stato complessissimo. Uno, perché queste dinamiche non sono e non si confrontano solo sul mercato nazionale, ma fanno riferimento a un mercato internazionale, quindi appuntamenti internazionali, quindi andare ad occupare nuove posizioni di calendario che potessero permettere di svolgere le manifestazioni da settembre in avanti. Dall'altro abbiamo detto l'ascolto empatico delle imprese e poi cercare di immaginarsi una programmazione nuova e un modo nuovo di fare le fiere. Questo perché? Perché sempre quella responsabilità che non è solo la responsabilità del proprio business, ma la responsabilità che ci sentiamo addosso di rappresentanza di tutti questi comparti industriali. Ma non solo di quei sistemi, e anche qui è già stato detto prima, ma anche una responsabilità nei confronti dei territori dove queste manifestazioni si svolgono e producono un volume d'affari importanti, non di meno su tutto l'impatto anche economico che il sistema della filiera che precede e segue le fiere in termini di forniture e servizi, come dire, affianca le fiere, e quindi un impatto che aveva dei drammatici negatività non solo, come dire, sull'organizzatore fieristico, ma su tutto questo sistema economico visto nella sua globalità. Bene. Abbiamo pensato quali fossero le prime cose che importanti per i nostri clienti e quindi ci siamo attivati su un'attività che permettesse di garantire o di prospettare sicurezza, che abbiamo nominato Safe Business by Egg, e quindi con una cinquantina di indicazioni che poi abbiamo riassunto in 6 infografiche, qui ce n'è una che riguarda gli ingressi, piuttosto che quella successiva riguardo poi lo svolgimento della fiera, in cui in queste 50 norme che ci siamo autodefinite permettiamo e assicuriamo ai nostri clienti, assicureremo ai nostri clienti la sicurezza della loro partecipazione espositiva. È evidente che... Dottoressa Cenchi, mi scusi, se sì. Cortesemente può mettere a schermo intero la sua presentazione. Io non sì. Riesco a leggere le slide, grazie. Questa... a me compare a schermo intero. Mi sentite? Fra le altre cose ci è arrivata anche una segnalazione da parte di un'azienda che sta assistendo e diceva che non riescono a vedere. Lei riesce a scorrerle? Sì, e le ho a schermo intero io. Va bene, io non lo vedo purtroppo. Produco, adesso al di là esprimo poi concetti, poi queste sono disponibili, possiamo divulgarle, sono anche su tutti i nostri siti, quindi comunque sono dei protocolli che vanno a guardare tutte le attività che sono necessarie, parlavamo adesso di ingressi piuttosto che di svolgimenti di manifestazioni fieristiche, che vanno dalla definizione di ingressi multipli al fatto che i titoli d'accesso, quindi tutta la parte biglietteria, sia dematerializzata, percorsi di sanificazione, accessi aperti ove possibile, punti di distribuzione di tutti i dispositivi necessari e così via. E anche durante lo svolgimento, altrettanto molto importante, è informazione ai nostri clienti, informazione a tutto il corpo dei nostri collaboratori, attenzione nella valutazione della capacità del nostro quartiere, ampliamento degli orari di svolgimento delle manifestazioni, aumento del numero di giornate. Questo perché dovevamo garantire il primo approccio, che era quello di far sì che i nostri clienti ci vedessero come delle manifestazioni sicure. Evidentemente tutti questi tipi di accorgimenti sono stati definiti, delineati anche in sintonia con quanto la EFI oggi sta realizzando. E in attesa che le linee guida siano definite e siano definite a livello internazionale, il nostro desiderato è che appunto ci sia una comparazione a livello internazionale perché questo crea la possibilità di avere una concorrenza alla pari. Bene, queste sono 2 slide a titolo esemplificativo e poi torno a dire sono già nel nostro sito sotto Safe Business by Egg, quindi possono essere recuperate tranquillamente.
Secondo punto, non, la nostra sicurezza non doveva fermarsi solo all'aspetto dell'organizzatore, quindi di far sì che assicurassimo che le persone che entravano fossero monitorate, che le modalità di definizione di una manifestazione fossero tranquille, ma abbiamo deciso di andare oltre e di fare anche assistenza e servizio ai nostri clienti, per cui la nostra società di allestimenti fa attività di consulenza alle aziende che decidono di partecipare alle manifestazioni, che hanno necessità di definire il loro business in maniera safe. Questo non ci era sufficiente, perché anche il nostro modo di fare le fiere doveva essere un po' ripensato, e anche alcune aree, alcune proposte ai nostri clienti dovevano avere delle dinamiche diverse, per cui sono state proposte queste due soluzioni, e sempre qui sono due format di partecipazione espositiva che possono essere o delle other room che sono possibile prenotabile ad ore, oppure possono essere un'amplificazione dello spazio del proprio stand, possono essere, sono tutte dotate di dispositivi audio video e sono chiaramente situazioni molto silenziose e riservate. Queste possono essere utilizzate sia dall'organizzatore nel caso in cui per la mancata raggiungimento, per problemi di spostamenti internazionali, i buyer internazionali non possono arrivare fisicamente, questa struttura permette di poter fare degli incontri virtuali, degli incontri web in cui da una parte a distanza il nostro buyer è presente e si rende disponibile ad incontrare tutti i seller che poi si alternano, oppure possono essere vere e proprie situazioni per i nostri clienti. Un altro format a titolo sempre esemplificativo è la possibilità all'interno della manifestazione delle aree che possono essere o delle piccole aree meeting room o delle altre aree di incontro o aree di sosta, sempre che rispettano le tematiche del distanziamento, e anche queste sono arricchite dalla possibilità di avere postazioni di tipo tecnologico, e quindi per tutti coloro che ne hanno necessità a disposizione di chi ne voglia fare uso. E questo, diciamo, è un modo diverso di essere comunque fisicamente presenti, e qui parlo sempre di un aspetto fisico, però non ci siamo fermati qua, ma siccome stiamo parlando tutti di comunicazione, come in questo periodo di chiusura, ma anche in futuro, la comunicazione è un elemento importante, è la possibilità di amplificare con un megafono, sarà anche un simbolo in una delle presentazioni, quello che è il nostro business o il business dei nostri clienti. Siamo andati oltre, ci siamo inventati delle altre cose. Abbiamo costruito un vero e proprio set televisivo per poter fare dei veri e propri programmi televisivi, che può essere utilizzato sia da noi organizzatori, e adesso ce n'è uno realizzato fisicamente all'interno del nostro centro congressi ed è messo a disposizione sia di organizzatori terzi e di clienti per poter realizzare dei veri e propri anche spot pubblicitari. E questa è un'immagine ed è stato già utilizzato per la presentazione del meeting, piuttosto che il Web Market Festival, che ha utilizzato questo set televisivo, e allo stesso modo sarà utilizzato all'interno e nel cuore di alcune nostre manifestazioni che a settembre andranno non solo in onda così, ma anche in onda fisicamente. Sempre in termini estremamente pratici, abbiamo pensato che aiutare quindi i nostri clienti sugli aspetti di digitalizzazione fosse un momento importante, fosse il momento importante in cui anche i nostri clienti avevano tempo per potersi dedicare anche alla loro presentazione con i nuovi strumenti digitali. E oltre a questo set televisivo abbiamo organizzato un vero e proprio set fotografico, in cui i nostri clienti potevano accedere ad un servizio a costi estremamente bassi, potevano produrre materiale importante da poi trasmetterci per poter essere utilizzati in quello che in un termine storico un po' desueto è quello che si concepisce come il catalogo fiera, che sta oggi cambiando pelle, ruolo e responsabilità. Allora, tutto questo in una logica che, bene, abbiamo avuto questo momento di stop, stiamo ripensando al tutto e vogliamo far sì, come già lo pensavamo prima, che la manifestazione non si esaurisca nelle giornate di manifestazione, ma abbia la sua continuità durante l'arco dell'anno.
quindi giorni di incontro di confronto fisico nelle giornate di espressione fisica della manifestazione, ma amplificare le sue connotazioni, le sue caratteristiche. E quindi far sì che la fiera diventi una piattaforma pluricanale, omnichannel, e quindi che sia un'integrazione della piattaforma fisica con quella digitale. Quindi un'attività continuativa tutto l'anno. Però voglio sottolineare che comunque l'aspetto fisico e l'aspetto delle giornate di incontro fisico e sociale diretto è l'elemento importante di tutto il resto. Non riusciremo a costruire tutto il resto se non ci fosse il momento fisico. Tutte le attività che anche noi abbiamo svolto in questo periodo sono state attività digitali importanti, webinar, incontri, conferenze, talk, addirittura abbiamo fatto un concorso di gioielleria, veramente esperienze a tutto tondo su influencer, anche noi su tutorial, formazione di ogni. Tutte cose interessantissime, tutte cose di grande importanza da un punto di vista di apporto, dicevo informativo, formativo per i settori, ma tutti in relazione, in stretta relazione con quella che è la manifestazione fisica. Qui ripeto un po' il tema, quindi abbiamo tante opportunità per il cliente, lo stand, un'agenda predefinita, incontri virtuali, l'utilizzo dell'app in maniera dinamica, gli eventi fisici, gli incontri durante la manifestazione, le visualizzazioni e la possibilità di avere contatti utilizzando il catalogo, le partecipazioni che dicevamo prima ai webinar, piuttosto che utilizzare strumenti per un broadcast più allargato che abbia dinamiche e confini oltre quelli fisici anche a livello internazionale. Bene. Allora, tutto questo fino a ieri, prima di ieri e prima di marzo, aveva, come dire, il nostro business nel 2019 come gruppo aveva questo valore economico di 178 milioni di ricavi e di 41 milioni di EBITDA. È evidente che quest'anno abbiamo noi chiuso a marzo, come tutti, il nostro calendario e ci apprestiamo a riaprirlo a, diciamo, fine agosto con un evento meeting che è un evento ibrido. Poi seguirà un evento dedicato alla gioielleria a metà settembre, che avrà un format diverso dalle storiche manifestazioni di Vicenza Oro Settembre. Continuerà con altre due manifestazioni importanti che stanno riscontrando una grande partecipazione per il mondo del turismo, che è il nostro TTG, il mondo dell'ambiente, che si svolge a metà novembre con Ecomondo e Key Energy. Ieri anche il Ministro della Cultura ha partecipato a uno dei nostri webinar. E per guardare poi, voglioci all'anno nuovo con l'apertura con Sige, perché è una manifestazione importante per il nostro gruppo nel settore food and beverage, e riprendere poi di nuovo il format più tradizionale della gioielleria. Chiaro che questi numeri nel 2020 subiranno un impatto negativo importantissimo, e questo un po' va, come dire, nelle considerazioni che tutti abbiamo condiviso e che di tutti gli organizzatori fieristici stanno trovando questa difficoltà nel poter procedere con anche un tema di liquidità. Noi gli ultimi dati dichiarati, siamo una società quotata in borsa, quindi solo le informazioni ufficiali sono condivisibili, e quindi noi sul primo trimestre abbiamo perso il meno 10%, però a fine anno avremo sicuramente dei segni negativi più importanti. Però la nostra posizione, anche in questi momenti di difficoltà, così come ha sempre fatto la nostra società e il nostro gruppo, non è quella di, come dire, fermarsi, ma di avere sempre il pensiero visionario, innovativo, attivo, è anche un po' quello che è il pensiero laterale, che io chiamo il pensiero letterale. Bene, quindi questo cosa ci porta? Ci porta a far sì che il 2020, che io ho chiamato Fiere della Resilienza, ha un 2021, come tutti stiamo dicendo, una fiere del rilancio, della riapertura, dello sviluppo, ha un 2022 e 2023 che devono essere fiere dell'accelerazione. Abbiamo detto che in questa fase noi abbiamo nel periodo del lockdown ascoltato e programmato, poi abbiamo sostenuto, comunicato e realizzato, nel 2020 da settembre in avanti lo faremo, e poi essere ancora piattaforma e riunire comunque le industrie come riferimento importante per tutte le dinamiche di sviluppo che sono state citate anche nelle precedenti presentazioni, business, networking, relazioni internazionali, confronto, benchmark,
formazione, insomma tutto quello che una fiera produce in termini di relazioni articolate e complesse, per poi consolidare il business e accelerarlo, ma non solo per l'organizzatore fieristico. La scommessa è che a questo tipo di dinamica corrisponda una dinamica di sostegno a tutti i settori industriali a cui ci rivolgiamo. È evidente che in questo percorso ci sono dei leitmotiv che, a prescindere dal Covid, sono stati, saranno continuamente la nostra stella polare. Una, l'internazionalizzazione in senso ampio, e qui devo dire che la collaborazione è intensa e sempre più ampia negli ultimi anni con il commercio estero, veramente sta producendo interessanti rapporti di collaborazione non solo fine a se stessi, ma proprio al servizio di questi settori industriali, e poi far sì che la piattaforma fisica abbia una sua amplificazione con gli aspetti digitali, anche se torno a dire, lo ripeto ancora perché non è secondario, perché quando si parla di digitalizzazione si fa molta confusione e anche ci sono concetti molto, molto variegati su questo tema. Io insisto molto sul fatto che l'aspetto fisico è un aspetto centrale, e poi tutti gli aspetti sono importantissimi di integrazione, ma sono importantissimi di integrazione sulla fiera fisica. Ho fatto una carrellata un po' veloce e quindi vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a lei, dottoressa Cecchi. Desidero informare tutte le aziende che stanno seguendo il webinar che i materiali presentati da dottoressa Cecchi, che purtroppo non siamo riusciti a vedere online durante il webinar, ma comunque verranno riversati online insieme alla registrazione di questo evento, quindi saranno disponibili fra pochi giorni. Ho visto ci sono state molte domande, per cui era giusto dare un feedback immediato. Ora, dopo aver ascoltato un grande organizzatore di fiere italiano, adesso passiamo a un grande organizzatore di fiere tedesco. Sto parlando della fiera di Colonia, che ha costituito nel 2002 una filiale in Italia. Questa filiale è stata costituita dal nostro relatore di oggi, che è il dottor Thomas Rosulia. La fiera di Colonia dispone di un calendario annuale di oltre 80 manifestazioni. Da segnalare che da pochi anni, 2016, è stata costituita una joint venture con Fiere di Parma per l'organizzazione di Cibustec, che è una manifestazione molto nota nel settore delle tecnologie alimentari. Il titolo di intervento del dottor Rosolia sarà il mercato fieristico internazionale e tedesco, fatti, ruoli e prospettive. Ci sarà un focus sull'importanza delle fiere per l'economia tedesca ed internazionale, e un accento in particolare sul programma Be Safe for Business, che sono le nuove misure di sicurezza adottate da Kölmesse. Io ringrazio il dottor Rosolia e gli passo immediatamente la parola. Grazie a tutti, grazie al dottor Bufulco, anche a Alice, anche al Ministero per l'interessante webinar che è stato organizzato. Adesso provo un attimo a collegarmi con... Ecco, vedete le slide? Sì. Le vedete? Sì. Ok, benissimo. Allora parto e ringrazio ancora tutti. Devo dire anche sono stati interessanti gli interventi della dottoressa Sarsi e anche del presidente Goldoni. In effetti anche in Germania hanno distinto molto le sagre piuttosto dai concerti dalle fiere B2B, e questo è stato un segnale molto forte soprattutto per l'industria fieristica anche tedesca. E dal 30 di maggio anche la regione Renania ha permesso di nuovo di svolgere delle manifestazioni nella zona Renania, cioè proprio una decisione regionale. Quello effettivamente ha permesso e facilitato molto molti compiti. Il discorso è questo: mi hanno detto anche di parlare delle fiere internazionali tedesche, anche di fatti vuole prospettive. Per quello ho voluto naturalmente introdurre un po' una Weltanschauung del mondo fieristico prima della pandemia, no? C'erano dei mercati interessanti, quali erano poi
l'Asia, l'Europa, Sud America, sono tutti nuovi mercati che si stanno sviluppando, ovviamente ho escluso ancora l'Africa perché è un mercato ancora troppo piccolo per poter ospitare manifestazioni di una certa dimensione. Però soprattutto anche le fiere tedesche avevano la caratteristica di sposare un mix interessante di visitatori ed espositori internazionali, e quello ha caratterizzato un po' il fenomeno delle fiere tedesche e l'ha fatte crescere. È ovvio che poi tutte le fiere tedesche importanti si sono mosse poi su i mercati crescenti e i mercati dinamici per i propri espositori, e siamo andati anche in Sud America piuttosto che in Cina. È ovvio che la pandemia in questo momento ha cambiato un po' la fisionomia, perché in Europa noi adesso, come quel mese, faremo delle fiere a settembre-ottobre, ma saranno fiere locali, intendo più mercato europeo. Così adesso anche a fine luglio faremo delle fiere anche a Guangzhou, e sarà una fiera più rivolta al mercato cinese, o come a marzo l'ultima fiera che abbiamo fatto è quella Anu Food Brasile, perciò in Brasile, per quello infatti anche questa internazionalità permette poi anche di trasformare le fiere locali in mercati, sì, locali, che però non sono poi mercati troppo ristretti o piccoli. Ecco, il discorso, le fiere sostengono sempre lo sviluppo degli scambi commerciali, come abbiamo già detto, e fungono allo stesso tempo strumento anche per l'internazionalizzazione, però ci sono alcuni punti interessanti. Ogni anno nel mondo si svolgono 32.000 fiere, e anche e soprattutto il ritorno di investimento prima della fiera è pari 2-1, mentre dopo le manifestazioni, se un'azienda si è preparata bene, se è ben preparata o anche ha pubblicizzato bene anche il proprio prodotto prima, durante la manifestazione, il ritorno di investimento è 8-1. Il discorso, nel mondo ci sono circa 1.217 quartieri fieristici con una espositiva di almeno 5.000 metri quadrati, e anche il settore fieristico, che ha un livello globale di 1,3 milioni di posti di lavoro, anche questo è un indotto, una cifra molto importante anche per lo sviluppo futuro anche del mondo delle fiere. Il discorso, quali sono le nuove sfide? Innanzitutto noi abbiamo il discorso, il mondo degli eventi, cresce l'importanza anche l'aspetto emozionale e esperienziale, però anche il discorso della digitalizzazione, quello che abbiamo più parlato anche adesso in queste fasi, diventa sempre più importante. Avremo fiere sempre più chiamate figita, cioè mezze fisiche anche digitali, anche se il digitale non sostituirà completamente il mondo fisico, la fiera diretta. E il discorso, anche noi come Coermessa, anche convergenza di fiere e congressi, per quello stiamo cercando anche di organizzare sempre più congressi legati a piccole manifestazioni e manifestazioni anche di nicchia. Per quello anche i convegni di alto livello saranno sempre più importanti anche soprattutto nel mercato europeo. Elevati investimenti, perciò ristrutturazione, anche i quartieri fieristici, alcuni dovranno essere ristrutturati, ma devono avere sempre delle migliorie per poter accogliere al meglio tutti i visitatori e anche gli espositori. Abbiamo anche una situazione competitiva nazionale e internazionale, in un mercato sempre più saturo e meno player, perché ovviamente anche in questo momento abbiamo una concentrazione di mercato e anche un processo di consolidamento. Per quello che diceva anche il presidente Goldoni, ci saranno anche molte merger and acquisition, molte fusioni o anche acquisizioni nel mondo fieristico nei prossimi anni, soprattutto anche per maggiori sinergie e anche a vantaggio poi dell'espositore, che non vede poi delle sovrapposizioni di stesse manifestazioni, quello che avverrà anche nel 2021, perché nel 2021 molte fiere si sono spostate dal 2020, per quello ci saranno delle sovrapposizioni di manifestazioni che non agevoleranno l'attività dell'espositore, che dovrà prendere anche delle scelte, perché il discorso, nel mondo fieristico non avranno naturalmente il budget a disposizione per poter partecipare a tutte le manifestazioni. Poi il tema della sostenibilità e anche l'influenza dei top buyer del settore, così come crescente consapevolezza dei costi da parte di espositori e anche visitatori. Per quanto riguarda la Germania, ovviamente la sede fieristica numero uno al mondo per quanto riguarda le fiere internazionali, perché abbiamo ogni anno 160 o 180 fiere internazionali, 180.000 espositori e 60
60% degli espositori arrivano dall'estero. Anche questo è un dato importante, dei 10.000 visitatori invece abbiamo una, il 30% avvengono dall'estero, e il 60% delle fiere leader a livello mondiale per ogni singolo settore sono collocati in Germania. Per quello la Germania riuniscono i partner a tutto il mondo in piattaforme per la comunicazione e l'innovazione che riflettono anche tendenze di mercato mondiale. E 2/3 delle fiere mondiali del settore si svolgono in Germania. Per quello è un dato importante, sono anche 4 dei 10 maggiori centri fieristici del mondo si trovano in Germania, 5 organizzatori fieristici tedeschi sono nella top 10 della classifica sul fatturato internazionale, e anche nell'ambito del programma di fiera all'estero del Ministero Federale dell'Economia sono quasi 6.000 le aziende che partecipano a 230 fiere all'estero organizzate da fiere, organizzatori fieristici tedeschi. Il discorso anche quel mese si colloca al 7° posto per quanto riguarda la capacità espositiva, che anche quella sarà sempre più importante anche per quanto riguarda le fiere future, anche virtuali, oppure anche il discorso post pandemia, in questa fase con corridoi più larghi, per quando c'è bisogno di più spazio. Perciò vedete nelle prime 10 manifestazioni si collocano 4 enti fieristici tedeschi. Anche i numerosi enti tedeschi offrono proprio anche un'ampia gamma di fiere internazionali. 2/3, cioè delle 350 fiere organizzate, si svolgono infatti nei paesi che sono Cina, India, Russia, Arabia Saudita, anche Emirati, Turchia. Turchia, prima poi delle vicissitudini politiche interne della Turchia, era diventato un mercato molto interessante perché apriva poi dei mercati nuovi nei paesi asiatici, e in Turchia non c'è bisogno neanche del visto da parte anche dei visitatori, per quello c'è una possibilità interessante anche di scambi internazionali in queste aree per i nostri espositori, ma ovviamente la situazione politica ha cambiato un po' la situazione. Anche il discorso per quanto riguarda delle fiere, anche abbiamo 231.000 posti di lavoro in Germania, ogni espositore spende complessivamente 14,5 miliardi di euro per la loro partecipazione fieristica e 28 miliardi complessivamente della produzione economica in totale. Ecco, il discorso, punti di forza del mercato fieristico tedesco sono ovviamente moderni centri fieristici, elevata internazionalità, professionalità, standard elevati dei servizi, che anche quello conterà sempre di più anche per quanto riguarda i visitatori e l'organizzazione di fiere, e poi anche una fitta rete di fiere regionali a completamento dell'offerta. Per quanto riguarda Colmesse, noi siamo il 3° polo fieristico in Germania e 7° nella top 10 mondiale. Quest'anno, cioè anno 2019, abbiamo fatto un record per quanto riguarda il fatturato con 404 milioni di euro e 80 manifestazioni. Ovviamente quest'anno l'opposto magari sarà il risultato più negativo della storia, però pensiamo in positivo. Già nel 2021 anche la risposta dei nostri espositori è molto molto positiva per quanto riguarda le adesioni già da gennaio, febbraio, marzo delle nostre manifestazioni, e sentendo, parlando anche con le aziende, tutti hanno di nuovo voglia di far fiere. Il discorso Colonia, proprio noi organizziamo 80 fiere in 25 settori industriali, però ci sono 3-4 settori dove noi siamo leader assoluti, per quello nel food, nel food tech e anche poi nell'arredamento. Senza l'arredamento, nel senso, abbiamo una serie di fiere che sono la cucina, l'IMM Cologne, Interzoom, Orgatec e altre manifestazioni che nell'insieme danno una competenza di primo piano per quanto riguarda questo settore, come anche il settore dentale o anche il settore digitale che stiamo sviluppando e implementando anche in questo periodo. Il discorso, se voi vedete, anche questo è il settore del food e food tech. Abbiamo anche, come accennava prima anche il dottor Bifulco, nel 2016 abbiamo fatto l'acquisizione del 50% di Cibus Tech, fondando una nuova società, una joint venture con Fiat di Parma, con il Parma Exhibition, e devo dire che ha dato ottimi frutti. Abbiamo avuto una notevole crescita a livello di espositori, di visitatori, e poi il discorso anche una maggior
conoscenza del brand Cibus Tech nei mercati internazionali, però noi siamo presenti anche a Bangkok, a Tokyo, Rodei, Mumbai e San Paolo del Brasile, e devo dire che in futuro anche joint venture di questo tipo fra player che sono leader del settore e nel mercato rafforza i marchi e soprattutto crea maggiori sinergie e semplifica poi anche la scelta dell'operatore, operatore intendo nel discorso il nostro espositore. Per quello anche questo quadro permette soprattutto di portare know-how di firme importanti come Anuga, Anuga Foodtech in giro per il mondo, in collaborazione anche con Cibus, che è un altro marchio molto forte ormai anche a livello internazionale. E così anche nel settore del discorso dell'arredamento, noi abbiamo anche, oltre al mobile Orgatech, abbiamo messo qui anche delle fiere internazionali, Interzoom Guangzhou, è la fiera che si svolgerà quest'anno ancora a luglio, sarà una fiera locale dedicata al mercato cinese, e il discorso qui siamo riusciti anche in passato a sviluppare un format interessante, perché Interzoom Guangzhou come dimensione ha raggiunto, se non superato a livello di metri quadrati, numero di espositori, la Interzoom a Colonia, però l'80-90% degli espositori a Guangzhou sono cinesi che hanno il desiderio di vendere solo in Cina e non hanno interesse nel vendere in Europa. Per quello effettivamente abbiamo clonato due prodotti che però servono due mercati diversi e servono anche due tipologie di espositori anche differenti. Il discorso, qual è la nuova prospettiva di Colmes? Anche in questo momento di grande incertezza da marzo in avanti nel mondo fieristico, però Colmes ha sempre proseguito anche il programma del Colmes 3.0, un piano di investimenti di circa 700 milioni di euro con termine del 2030 per modernizzare il quartiere fieristico e soprattutto poi nuove richieste che organizzatori, espositori, visitatori stanno avanzando anche in merito a efficienza, flessibilità tra l'utilizzo delle sedi fieristiche. Il progetto non si concentra solamente sull'aumento delle superfici espositive, anche sul miglioramento della qualità delle aree esistenti, sull'ottimizzazione della versatilità del quartiere fieristico e sull'integrazione di fiere e congressi con modello di business orientato anche al futuro. Perciò vedete la parte gialla è la parte nuova, ci sarà una nuova hall che si chiama Confex, che sarà una hall dedicata più a congressi con piccole manifestazioni, perché noi in questo momento non abbiamo delle hall che possiamo rimpicciolire e ingrandire in base alle necessità, perché abbiamo tutte hall di certa dimensione. In più tutta la parte gialla sarà la parte nuova, mentre il verde chiaro sono vecchi padiglioni che verranno ristrutturati e messi a norma, e vedete anche in fondo che c'è anche un nuovo parcheggio che servirà poi per lo sviluppo, l'ampliamento e un maggior accesso alla manifestazione. Per poi voglio dire, il discorso si cerca anche di pensare positivi, bisogna vedere anche adesso all'anno prossimo soprattutto nuovi sviluppi di mercati e adattare poi anche un quartiere fieristico alle nuove esigenze anche dei nostri visitatori. Per quello noi anche quest'anno faremo delle fiere a settembre-ottobre con dei format molto più piccoli e il discorso, i visitatori verranno soprattutto dal mercato europeo, perché in questo momento dall'Asia, dagli Stati Uniti è difficile riuscire a portare poi anche dei visitatori e anche degli espositori, perciò fiere più contenute, più piccole, per poi riprendere l'anno prossimo con delle fiere più naturalmente fisiche ma anche digitali di supporto. E infatti il discorso digitale, noi abbiamo sviluppato servizi ad hoc con l'obiettivo anche di massimizzare e aumentare il successo degli espositori, sono servizi che delle piattaforme digitali che servono per mostrare dei prodotti prima, durante e dopo la manifestazione con dei video, con della presentazione di prodotti e creare naturalmente attività anche di matchmaking. Mentre investimenti in tecnologie e infrastrutture digitali, anche il discorso è che all'interno della struttura fieristica ci sono dei video digitali, dei pannelli molto, molto allettanti che servono anche per pubblicizzare la presenza di aziende o video durante la manifestazione.
E poi la digitalizzazione anche dei processi per rendere un po' più agile e funzionale l'organizzazione, proprio voglio dire acquisto di biglietti o nel servizio, in maniera tale da avere sempre meno carta e sempre più strumenti digitali per partecipare a una manifestazione. Il discorso anche nuove prospettive, anche noi la trasformazione digitale, abbiamo due manifestazioni quest'anno, IDEM Singapore nel settore dentale, che viene trasformata in una piattaforma digitale, perciò congressi anche scientifici vengono fatti in streaming, c'è cioè un matchmaking, possibilità di presentare i prodotti, come, così come anche Gamescom, già l'anno scorso noi nell'opening night live al portale online Gamescom Now abbiamo raggiunto circa 1 milione di fan in tutto il mondo. Per quello Gamescom è una fiera con circa 350.000 visitatori aperto al pubblico e si presta molto per essere trasformati in una piattaforma digitale e effettivamente quello in agosto è per noi un esperimento molto interessante da poi dopo trasferire ad altre manifestazioni. Il discorso sicurezza, noi abbiamo insieme poi anche con la regione Renania, anche col governo tedesco, elaborato un protocollo che serve soprattutto per rendere poi sicuro la presenza in fiera, perciò una visita safe, un meet, incontrarsi nelle distanze, anche quello in safe security, poi stay safe, anche show safe, quello anche come costruire gli stand e cercare naturalmente di sviluppare delle aree in maniera tale da potersi incontrare in piena sicurezza, no? Proprio lo visit safe è il rispetto delle norme igieniche in modo coerente in tutto il quartiere fieristico, le misure volte a garantire un adeguato, quello di meet safe, garantire un adeguato distanziamento sociale, show safe, tutte le normative sulla costruzione e la progettazione degli stand, stay safe, che è un ambiente fieristico sicuro all'interno della manifestazione. Per quello, ecco, questo voleva essere un po' una carrellata veloce di quello che stiamo facendo, anche della positività che bisogna dare anche nel mercato, e ringrazio ancora ICE con la quale stiamo collaborando anche molto all'estero, in Thailandia, in Germania, anche adesso a Bogotà o anche in altri mercati, perché sono sempre di supporto molto positivo e pragmatico alle imprese. Per quello grazie a tutti e sono a disposizione per eventuali domande. Grazie dottor Rosolia, siamo ampiamente oltre l'ora che ci eravamo prefissati per la durata di questo webinar. Devo notare che con soddisfazione abbiamo ancora 400 imprese che ci stanno seguendo. Vorrei presentare a questo punto alla dottoressa Ronadio due domande che sono pervenute, una per quanto riguarda il programma delle fiere, della fiera 365, e un altro per quanto riguarda i servizi gratuiti di carattere promozionale che ICE offrirà alle imprese italiane. Grazie dottoressa Ronadio, a lei la parola. Sì, grazie per queste domande che mi danno la possibilità, ecco, di dare delle indicazioni un po' più precise. La Fiera 365 è, come ho detto, una piattaforma digitale che stiamo per inaugurare, nel senso che sarà resa disponibile a partire dalla prima settimana di luglio. Dopodiché inizieremo una fase di sperimentazione con le richieste che ci sono già pervenute di essere presenti in questa piattaforma. Come hanno detto anche gli altri speaker che hanno preceduto il mio, che sono arrivati successivamente alla mia presentazione, si tratta di una piattaforma estremamente flessibile che parte proprio dal concetto di dare la possibilità all'espositore che volesse partecipare alla fiera virtuale di personalizzare eventualmente quello spazio che gli viene messo a disposizione gratuitamente all'interno della piattaforma. Questo spazio può essere personalizzato né più né meno come un booth, uno stand all'interno di una manifestazione fisica, nel senso che si può andare da un allestimento basic in cui c'è soltanto il logo dell'azienda con l'elenco dei suoi prodotti, le informazioni tecniche e tutto quello che serve per intercettare ovviamente l'interesse da parte del buyer, fino a presentare l'azienda con un suo storytelling anche in termini di video e di realtà aumentata.
Queste personalizzazioni, ovviamente quelle più sofisticate, saranno poi definite in accordo con l'espositore e saranno ovviamente soggetti ad una particolare amplificazione degli strumenti di base che vengono messi a disposizione. Diverso è il caso della fiera, che invece già esiste, ma che intende atterrare all'interno della piattaforma, quindi ci può essere una manifestazione fieristica che, pur avendo magari una propria struttura espositiva, voglia utilizzare la piattaforma dell'ICE come atterraggio sui mercati esteri, nel senso che l'ufficio ICE sul posto, o la rete degli uffici ICE a seconda del numero di mercati che si vogliono coinvolgere, si interseca con la piattaforma nella parte finale, proprio nel preagendare degli incontri sulla base dei profili aziendali che all'interno della manifestazione fieristica virtuale che già esiste vogliono trovare poi un incontro, un interesse sui mercati specifici che saranno considerati come target in quel caso. Per quanto riguarda invece la parte relativa a quelli che sono le agevolazioni che mettiamo a disposizione degli imprenditori italiani che esporranno alle collettive ICE, che speriamo si realizzeranno all'estero nel secondo semestre di quest'anno o all'inizio del prossimo anno, lì mettiamo a disposizione la possibilità di ottenere uno stand gratuito standard, quindi di dimensioni minimali, che possono andare dai 9 ai 12 metri quadri, e tutti gli altri stand aggiuntivi saranno ovviamente a pagamento, nel senso che sarà l'azienda che ha necessità di avere uno spazio maggiore di presenza all'interno di una manifestazione all'estero a pagare, insomma, quello che è lo spazio aggiuntivo. Sottolineo che il regolamento dettagliato sarà è messo a disposizione di chiunque sia interessato sul nostro sito, quindi è facilmente individuabile e scaricabile per avere i dettagli. L'altra agevolazione che abbiamo messo in campo è quella del restituire alle aziende italiane quelle che sono le spese che l'azienda ha affrontato per partecipare a delle manifestazioni che sono state annullate. Si tratta di un contributo diretto alle imprese che va da 6.000 euro per ciascuna impresa del settore beni di consumo agroalimentare ai 10.000 per i beni strumentali e per l'alta tecnologia, i macchinari e gli impianti. Questi sono interventi che vanno direttamente a favore delle imprese che hanno partecipato, che hanno fatto domanda e sono state ammesse alle nostre collettive. Quindi sono costi che vengono scaricati dalle imprese perché non avendo avuto la possibilità in realtà di sfruttare il vantaggio che la collettiva ICE gli metteva a disposizione, possono scaricarsi almeno con questa diciamo intervento da parte dell'ICE di spese che non hanno portato a nessun risultato dal punto di vista del business. Ricordo da questo punto di vista la scadenza molto importante, che è il 30 giugno, cioè le aziende che hanno partecipato, che hanno fatto domanda a nostre collettive all'estero, che poi non si sono realizzate, possono fare domanda per ottenere questo contributo entro il 30 di giugno. Per quanto riguarda invece gli stand gratuiti, quelli andranno avanti anche per il 2021, stiamo vedendo se chiudere questa opportunità al febbraio 2021 o se prolungarla. Altre attività che mettiamo, comunque continuiamo a mettere a disposizione del sistema fieristico italiano, sono quelle che ho elencato, cioè il rafforzamento delle fiere in Italia è comunque un programma molto potente e molto forte, gli investimenti sono enormi e continueremo a mantenerli. Il fatto che non ci siano delle fiere fisiche non significa che abbiamo annullato quei programmi, anzi abbiamo aggiunto ulteriori finanziamenti, così come ho detto nel mio intervento, dando le possibilità alle fiere di avere non soltanto gli incoming standard, i road show o i teaser che noi comunque realizzeremo all'estero appena si apriranno le frontiere e si terminerà in maniera graduale questo lockdown, ma aggiungiamo anche la possibilità di fare degli incoming molto specifici, proprio più orientati alla comunicazione che non al business. Infatti
si parlava di invitare proprio testimonial, blogger, giornalisti che possano comunque venire in Italia e testimoniare nel momento in cui le fiere italiane ridiventano di nuovo fisiche, quanto quelle strutture siano riuscite a mettere in campo tutte quelle misure di sicurezza e di preservazione di quelli che sono sia gli espositori che i visitatori a favore dei visitatori internazionali. Quindi, diciamo in estrema sintesi, questo è il pacchetto che mettiamo a disposizione, oltre alla comunicazione. La comunicazione che, come diceva Loredana Sarti e il Presidente Goldoni, è tutta da costruire, ma voglio dire, noi siamo qui per accogliere i vostri input, proprio perché nel momento in cui premerete un click per dirci ok, siamo pronti a comunicare un calendario che man mano diventerà sempre più denso e sempre più importante, siamo pronti a comunicarlo al resto del mondo. Grazie. Grazie dottoressa Ronadio. Adesso vorrei porre alla professoressa Golfetto una domanda che in effetti sembra piuttosto provocatoria, però trovo che sia interessante approfondirla. Il signor Francesco, purtroppo non ho il suo indirizzo di posta elettronica, ci pone questa domanda: ma il mondo imprenditoriale italiano è culturalmente in grado di passare immediatamente alle fiere online? Che ne pensa, professoressa Golfetto? A lei la parola. Di sicuro questa è una bella sfida, perché non mi risulta che tutte le aziende siano già riuscite a farsi un proprio sito web, un proprio e-commerce, e avere un proprio sito web è una premessa fondamentale per poter apparire nelle piattaforme. Quindi certo che no, tutto il mondo non sarà probabilmente in grado, però penso che sia un salto che si deve fare, perché abbiamo imparato tutti velocemente a usare telefonini, a usare webinar, piattaforme Team, Zoom, eccetera. E certo che le piattaforme virtuali devono essere friendly. Grazie professoressa Golfetto. Questa domanda invece è molto più concreta e riguarda un evento importante. Abbiamo ricevuto due domande, una volta dalla signora Fabiana, un'altra volta dal signor Alessandro, riguardo un aggiornamento su Rimini Wellness. Quindi la domanda va senza dubbio alla dottoressa Cecchi. Prego. Buonasera, stiamo facendo le ultime verifiche questa settimana. La prossima lunedì vedremo quali sono i feedback sia per fronte espositivo che per il fronte della partecipazione dei visitatori. Grazie dottoressa Cecchi. Abbiamo ampiamente superato le due ore, quindi abbiamo utilizzato il doppio del tempo che avevamo originariamente a disposizione. Sono contento di vedere che tuttora abbiamo 348 aziende che hanno seguito. Dobbiamo chiudere questo nostro collegamento, che comunque sarà registrato e disponibile sulla pagina web. Le aziende che hanno mandato domande inserendo anche il proprio indirizzo di posta elettronica riceveranno una risposta nei prossimi giorni da parte nostra o da parte dei relatori interpellati. Io ringrazio tutti i relatori, è stato un webinar estremamente denso di contenuti e mi auguro che abbiamo fornito alle aziende molti suggerimenti utili per le prossime strategie di espansione commerciale all'estero. Vi ringrazio tutti e vi auguro una buona serata. Arrivederci.